buona, che freddo, ma proprio fuori dovevo stare seduto, dai. E non abbiamo un altro posto qua, cioè, ti devi un attimo accontentare anche te, tutto nordico di merda. Ma sei più a nord di me. Infatti, siamo meglio di te. Giuda, ma poi dove, cioè, dovrei, allora, per quelli che vedranno questa registrazione, o chi sarà vivo per vederla, siamo in Trentino Alto Adige, credo sopra Bolzano, e sta, non passa il trattore. Mi la seguo, non riesco neanche più a salirci tanto. Ah, cazzo, è vero. Ehi, come butta? Dobbiamo fare ispezione. Ja, sie kartoffeln. Allora, di cazzo state, sempre. Che cazzo state a dire voi due drogati di merda che state qua dalla mattina alla sera? Cioè, guarda, le dico io che sono due carabinieri qua che non fanno un cazzo di niente la mattina alla sera. Ah, ragione, ya. Sono i, si chiamano i fratelli Lombardo e Lombedo. Ya, ya, ragione. Fornine, cazzo, palle e piedi. Un attimo, che vi lasciate sul retro, però anche voi. Voi mi vedete? Ho la firma, ficcatela nel culo. Bigger. È così che fanno i controlli, carabinieri. Ma... Yeah. No, ma l'ha buttato piedi su per la base, presumo. Sì, proseguite. Aspetta un attimo. Proseguite pure. Ma no, ma dove andate? Con cautela qua, ya. Ya, fa freddo cane. Freddo cane? Io non ce la faccio più con voi due, veramente. Neanch'io, ya. Dovresti chiederti adesso. Come vedete, abbiamo delle... Come vedete, la tecnologia del Trentino è molto avanzata. Sì, Kartoffeln, Kamraden. E c'è veramente, ha veramente tanto da offrire questa base alpina. E qua ogni giorno faremo saluti e cose, tipo, non so, vattene a fanculo, no? Il resto è sempre lo stesso. Comunque, benvenuto alla base del Trentino. Ci segua. Ma riesci a parlare chiaramente, brutto ritardato? Non è colpa mia, no. Quello dovrebbe essere un ingegnere, credo, che sta lavorando. Ah, lui si chiama Pietro. È un po' stupido. Pietro, si chiama Pietro Spaccaculi e spacca. Eccolo che saluta, saluto. Pietro. No, è un po' timido, quindi non Pietro Spaccatubi che ripara i tubi e li spacca allo stesso momento con le forchette. Comunque, allora, al presente in qua, questa è la nostra primissima base. Là dietro abbiamo un bar, se puoi vedere. Certo, sì. Dietro quelle mura. Che è un rifugio alpino, si vede proprio bello, il rustico rifugio. Carissimo Pietro è riuscito a costruire e spaccare più di 15 volte. Non abbiamo niente di aereo, quasi un cazzo. Abbiamo un tunnel intero con dentro dei carri armati laggiù. Veicoli pesanti, la nostra roba più pregiata e più rossa, più vecchia. Lassù vedo delle grate alle finestre, presumo. Sì, la gente continua a lanciarsi dalla finestra, dobbiamo, sai, sistemare. Certo, sanno, qua il morale non è dei più alti. Beh, qua abbiamo i vari garage con i veicoli più rotti in culo che abbiamo trovato. Come ci si sente essere carabinieri in questa regione, eh? Guarda, bello! Non ci pagano bene. Non ci pagano bene, ma è divertente. Ha qualche problema. Questo non lo controlla nessuno, guarda. Immaginavo. Ah, tanto non c'è mai nessuno. Shark Isle, come cazzo si dice? Sì, Kartoffeln, camarade. Sì, Kartoffeln! E camarade. Andiamo, ecco, qua abbiamo i posti di blocco con Pietro che ha spaccato il suo letto. Ma come ho fatto, scusami? Va a letto col piccone. Il piccolo Pietro dorme sempre col suo ferro. Piccolo Pietro è sempre pronto per riparare o distruggere qualcosa. Bravo, bravissimo. Il piccolo Pietro è da fottutamente fucilare. E qua si beve, sì, qui si beve molto. Sì, qui si beve. Che cazzo beve, scusa? Cucina, tavoli, merda e un cazzo di niente dietro, perché oramai siamo poveri. Pietro, cosa stai facendo? Pietro, no! Pietro sta riparando il frigo. Pietro! Non fare frigo! La posso fare? Pietro va a casa. Pietro! Questa è casa sua, o sbaglio? No, non è più casa sua dopo che ha rotto il letto. Pietro, vai, bene, ya. Che tieni sul morale. Ma cosa gli date da mangiare, scusa? Puloni. La poletta se la beve. No, vabbè, se la mette nello spritz me ne vado, già, fa che meglio. Se va bene la poletta. Minchia, se ce la beve è un campione, cazzo. Hai che bella chug del Trentino. Che cazzo
è esploso? Che è esploso? Che è successo? Allora, no. Volevo fare... Oh no, Pietro, no! Pietro, che fai? Pietro, che ti è accaduto? Pietro... Pietro ha fatto uno spingilo, spingilo, spingilo giù dal balcone, spingilo. Spingilo, spingilo. Vai Pietro, come Heidi. Vai Pietro. Vai Pietro. Pietro, fagli vedere i tuoi trick. Non fa la skate 3, ma la skate. Pietro, uno skate, guarda. Tony Hawk pro disabile fai. Okay, dopo averti fatto vedere i dormitori, sì, e farti vedere i problemi mentali di Pietro, andiamo di sopra. Purtroppo andiamo, certo, certo, andiamo, andiamo, okay. Non che voi siate gli unici, fratelli carabinieri di sto cazzo. Beh, qua siamo un po' di speciali. Lombardo e lombego, coglioni. Beh, con questo possiamo proseguire. E sembra proprio una base molto attrezzata, per esempio con i soldi evasi dalle tasche. Sì, allora, qua... Chi cazzo è che ha lasciato sta... Ma, questo è stato per l'altro. No, quello è il cannone sulla montagna che vedi lassù. Il mega Scharten lì? Il Flakfarten. Ah, ok, sì. Mark 1. E sul... E anche due marchi. Chiama? Sul... laggiù invece c'è scritto il... il Puppenscharden. Cinque... Chi cazzo è che scrive sti nomi? Ma fa... Allo stesso tempo, che quello è Paolo, diciamo Paolo. Avete messo l'arma sul tubo di condizionamento, di scappamento. No, succede se... Vabbè, lo lancio di sotto che avranno a prendere i medici. Sì, va bene, ok. E comunque laggiù, oltre gli alberi, puoi vedere il panorama. Ah, bellissimo. Bello, guarda, è bella foresta innevata. Che ma no, ma è una nave vostra? No, quella non è no... Oh, Sta attaccando la città? Chiama la Luftwaffe, dobbiamo andare. Presto, presto. Arrivo. Tony Hawk, muoviti, dai, okay. Vediamo le truppe, porca puttana. Muoviti. Andiamo. Che cazzo è successo? Ma qui quando è morto lui, scusate. Ma che... A tutti che dormono sul lavoro, non so che dirti. Vabbè. Bravo Paolo, con... salvalo. Mi chiamate roba c'hai addosso, porco il demonio. Ecco, okay, dobbiamo partire. Siamo all'eliporto. Stiamo per andare via dalla base verso la città, perché apparentemente potrebbe esserci un conflitto armato. Infatti sono qua accompagnato dai carabinieri, seduti a bordo dell'elicottero, come lo sono io. È un attimo che non ho guidato da 3 anni qui. E la madò, ecco la città dall'elicottero, dall'alto, una bella vista, devo dire. Cosa cazzo sta succedendo qua sotto, comunque, voglio capire. Una zona di guerra, che è? Ah, non lo so. Penso di vedere... Oi, oi! Oh! Sparalo! Oh, mio Dio! Tenetemi! Eccoci, mamma mia, che casino. Mamma mia. Prima con l'elicottero è esploso e tutto. Adesso non so più cosa cazzo sta succedendo. Siamo veramente nel... Cazzo è che sta attaccando gli evangelisti? Oddio, eccolo lì, la zona del conflitto. Attenzione, attenzione. Attenzione. Telespettatori, lo state vedendo. Primi in Italia, primi al mondo. Non credo faccia una grande differenza, in realtà, forse. Porca puttana, chi è che spara? E c'è un conflitto armato, arrivo. Dobbiamo andare. Arrivo. Madonna, tantissimo. Porca puttana, è esploso un carro. Oh mio Dio, santissimo. Ha distrutto lo Jäger. Chi è che sta tirando fuochi d'artificio? Oh mio Dio, parlano pure. Dio, eccolo. Oh mio Dio, è italiano. Ma siamo impazziti. Leva lì. Che cazzo volano? Volano pure. Aiuto, aiuto. Vieni qua dietro, dietro sto camion. Arrivo, aspetta, mi stai seguendo. Arrivo. Vai da davanti. Che cazzo è quel robot gigante? Porca. C'è una guerra in corso. L'ho distrutto, cos'è quel robot gigante? Non lo so, oddio si è svegliato. Oddio, oh mio Dio, vabbè. Vabbè. Merda. Oh mio Dio, che casino. E tu che riparo? Non dove vado? Preso. Esploso. Porca puttana, sta esplodendo tutto. Ho visto.
Cristo, hanno distrutto lo Jager. Signor Testimonione, che dov'è? Dov'è? Cosa è successo? Cosa è successo? Non lo so, andiamo a controllare, muoviti. Oddio, quanto fumo! Attento, qua potrebbe essere pericoloso. Andiamo, andiamo. Oh, eccoci, siamo qua, un altro. Qui c'è un piccolo quartiere, adesso vediamo cosa. Che cazzo è? Casino, casino! Porca puttana! È morto! Beh, almeno uno è morto però. Porca puttana gigante! Di nuovo! Cerca una linea a sinistra. No, Cristo. Adesso che facciamo? Pietro, vai a distruggere il robot, lo distraggo. Sacrando! Oh, di puttana! Oh mio Dio, una granata del Trentino! Oh! Ma è andata! Madonna! Aspetta, c'è anche una a sinistra. Oh, ecco, sta ancora sparando. Cazzo, gigante, gigante! No, no. Oh mio Dio, no! No, ti prego! No, ti prego! Lo sta su... Ah, i miei occhi! Porti tutti, però... porca puttana, ci stanno decimando! Che cazzo sono questi? Guarda! Ma secondo te da dove vengono? Dalla Luna? Tipo? No, siamo... ci sono i fascisti su Marte, è possibile che vengano poi dalla Luna. Ah, dov'è sta roba, cioè? Oh! Missili! Oddio! Che cazzo! Ma dove parto? Dove sono partiti? Sono partiti da laggiù, oltre a questo edificio. Allora dobbiamo andare a investigare. Andiamo. Ecco, siamo sul ponte, stiamo attraversando. C'è un'altra zona di combattimento, come vedete. C'è pieno di strider e sta esplodendo roba. Porca troia, cosa sta succedendo? È veramente complicato, se potete vedere, cerchiamo di avvicinarci. Forse no, forse meglio di no, Scienza tedesca, signore! È arrivato il Tiger, ecco! Il Tiger del Trentino, eccolo! I fratelli Lombardo, seguiamo! Sono tornati i carabinieri, ecco qua! Bastardi! Trentino! Siamo dietro il carro, che sennò siamo carri da macello! Hai la potenza! Cosa è successo? Cosa? Che? Cosa? Dov'è? Oh, bello! Sotto dove? Giù! Via! Sei sceso? Oddio! Porca puttana! Via! Oh. Giù delle fogne! Corriamo di qua! Via delle fogne! Oh cazzo, è caduto Pietro! Io spero che avete un piano B perché non so cosa no, stiamo... Pietro! Vieni! Pietro, vieni! Abbiamo preso Pietro! Sì, c'ho un piano B, raga, di questa, da questa parte! Qua, fuori! Andiamo! Vedo nulla! Torcia, fratello! Sì! Cazzo, siamo finalmente arrivati! Ah, dobbiamo tornare alla base il prima possibile. Lo so, voi state pure lì che io sto inquadrando. Però, cioè, io ho visto quel tizio lì che apparezza sul palazzo, cioè, ha distrutto quella tutto. Quella era una creatura pericolosa. Ma voi l'avete è già da tempo, è da tempo che corre per i Trieste, non pensavamo trovassimo in città. Un po' grave questa cosa. Proprio roba che era vicino al Piemonte. Sa cosa è in grado di fare? Oh, ma che... esplosioni, Oh my god. Oh my god. Madonna. Stazione del treno. Che cazzo sta succedendo? No, niente più merci. E adesso che facciamo? Non lo so, no. Che cazzo? Dai. Oh, tre bombe. Oh mio Dio. Troppo stretto. Dobbiamo prendere un altro elicottero e andarcene. Ma dovremmo essere arrivati, Sta schifo di telecamera neanche funziona. Oddio. Oddio. Oddio.